Cinestronzoni del nostro cuore, bentornati con i vostri Black e Paco. L'ha detto lui, lo dico io. Che bello sto giochino da youtuber che facciamo all'inizio dei video. Siamo tornati con una qualità vagamente più casalinga. Diciamo casalinga, anche perché diciamo casalinga, il dai. Buon ingegnere si trasferirà a Trieste e quindi non sarà più dei nostri. Abbiamo saputo questa cosa, ci dispiace. Bacetti all'ingegnere e tanta tanta buona fortuna, anche perché va tanto a fare... tanto prosciutto. Beh, un sacco, va a fare le simulazioni degli aerei. Che figata, abbastanza ha fatto bene, vaffanculo. In questo primo episodio della rubrica Black e Paco in home video faremo quello che facciamo di solito con i film al cinema, però che abbiamo dovuto recuperare a casa perché ci abbiamo pochi soldi. Esatto, quindi abbiamo fatto questa rubrichina dove parleremo di tutti quei film che ci siamo persi al cinema o che magari abbiamo recuperato semplicemente un po' più tardi, in generale. Comunque parleremo fondamentalmente di novità degli ultimo anno, degli anni passati, gli ultimi due anni. Cosa anche se potremmo non disdegnare ogni tanto qualche retrospettiva. Metti che esce in DVD qualche versione particolarmente figa di qualcosa, magari potremmo parlare. O anche semplicemente perché ci gira. Esatto, esatto. Comunque, di solito parliamo di film che abbiamo in casa. In questo caso, Brightburn. In questo caso, Brightburn, di David... Jarovesky, non me lo ricordavo, Jarovesky, devo rileggerlo ancora. Jarovesky, scritto dai fratelli Gunn, prodotto da James Gunn, una roba fatta tutta in famiglia, sì, insomma. Probabilmente sto qua sarà anche amico loro. Finalmente un film che porta al livello successivo il cinecomics, se ci pensi. Cioè quando finalmente un cinecomics che fa... lo scream dei cinecomics, un po' che ne parliamo di questa cosa. Che è una cosa che in realtà succede già nel mondo dei fumetti in sé. Sì. Cioè, dopo un po' un determinato personaggio può venire a noia o per altri motivi, a un certo punto le case fumettistiche, le case editrici decidono di proporre dei mondi alternativi, tipo, e se Batman fosse nazzo? O se Superman fosse nazzi? In questo caso parliamo di Superman. In questo caso se Superman fosse... psicotico in un certo senso, o più semplicemente cosa sarebbe davvero successo a un Superman dodicenne che preferiamo ancora di più come versione di Superman. Non un dodicenne a caso, un dodicenne che anche se si vede poco viene tra virgolette bullizzato in un certo senso, ma quanto può essere bullizzato un dodicenne? Diciamo che non parliamo di bullismo estremo comunque, no, in questo caso. No, prese per il culo, pensate. Comunque, vi abbiamo introdotto in modo così leggero e tranquillo a quello che è il mondo dei What If, appunto quei fumetti in cui ti fanno vedere una determinata situazione, come sarebbe andata se, ce ne sono tanti, ad esempio... Übermensch. Per dire, del Superman nazista di cui vi parlavamo prima, o tante altre distopie in cui, e se la seconda guerra mondiale l'avessero vinta i nazisti, siamo un po' fissati con i nazisti. Ultimamente in questo episodio. Sarà un periodo che fa schifo. Comunque questo Brightburn risulta un perfetto omaggio a Richard Donner, lo stesso Richard Donner del Superman con Christopher Reeve e di Omen il Presagio, lo stesso Richard Donner che riesce a essere fumettoso e scherzoso e allo stesso tempo terrorizzante. Infatti il nostro Brandon, protagonista di questa pellicola, sarà un mix tra un Superman e un perfetto anticristo. Sì, fondamentalmente sì, perché stiamo parlando comunque di un ragazzino che, come Superman, finisce sulla Terra, un ragazzino alieno finisce sul pianeta Terra, viene allevato dalla coppia sterile che fattori sterili che non sono fattori. Sanno rendere fertile la terra, ma non l'utero e le palle. Esatto. Sa di fatto che trovano sto bambino, ma al contrario di Clark Kent, questo bambino è qui sulla terra per sterminare l'umanità. Ma poi, vabbè, perché noi sappiamo che Clark Kent... Sappiamo che Clark Kent non lo era, che il suo papino gli ha detto trattali bene, perché sono un po' scemi sti umani, però sono tanto buoni. Qua invece i genitori del nostro Brandon, o Brightburn, anche se Brightburn in realtà è il nome del paesino, sì. Si chiama tipo Smallville, no? Cioè c'è Smallville e c'è Brightburn, giustamente. Quindi il nostro cattivone senza nome, perché non posso nemmeno chiamarlo eroe, perché è tutto fuorché un eroe. Vediamo questo ragazzino destreggiarsi... Un eroe per il suo pianeta, magari. Magari sì. Destreggiarsi nella pubertà, ovvero
quella fase della vita che determinerà chi sei, nel suo caso un perfetto cattivone che distruggerà la Terra molto probabilmente. Lo vediamo nei suoi rapporti difficili con la famiglia adottiva, quelli che potrebbero essere normalissimi problemi di un bambino adottato, se ha i superpoteri potrebbero diventare qualcosa di un pochino più traumatico per quelli che lo circondano. E diciamo che devi essere pronto ad affrontare determinate cose, in questo caso vediamo dei genitori che non sono stati esattamente attenti, nel senso, sanno sin dal momento in cui l'hanno trovato che questo qua non si è mai fatto un graffio in tutta la sua vita, qualcosa di strano in lui c'è. Diciamo che avrebbero potuto gestire le cose un pochettino meglio. D'altra parte, vediamo comunque questo bambino che di fatto impazzisce completamente. Non sappiamo se questa pazzia è dovuta al mondo che lo circonda o semplicemente a un imprinting che ha avuto sin da piccolino, da quando è uscito dall'utero materno. Magari un mix delle cose. Secondo me è un mix delle cose. Una cosa più probabile. Assolutamente un mix delle cose. In ogni caso è interessante vedere che i supereroi in realtà non ti agevolano più di tanto, no. Perché finirà per perdere tutte le persone a cui inizialmente sembrava tenere. Anche gestire una cotta diventa difficile, perché se effettivamente... Se tu hai 12 anni e sai volare alla velocità della luce, che cosa fai? Non vai a spiare dalla finestra la ragazzetta che ti piace. E quando la madre della suddetta ragazzetta comincia a rompere le palle... È da lì... In una scena che scoppia tutto. In una scena fulminata. Vedi, succede sempre tutto per la figa. Comunque, scena. Capita spesso nel mondo del cinema. Ma anche nel mondo dei fumetti. Sì. Vedi, la casa scatenante è sempre la topa. Vabbè, ma ci sta. Tra l'altro, la scena in cui ammazza. Molto rainiana come cosa. Assolutamente. I poteri visti come crescita puberale, come nello Spider-Man di Raimi, è stata una cosa bellissima. I momenti horror sono horror per davvero, veramente Fulciani, soprattutto la scena della scheggia nell'occhio. Se avete visto il film, sapete, ma anche il presunto incidente con la macchina del povero zio è abbastanza forte. Ha fatto una pena. Che cazzo fai a tua zia? E poi finisce così. Ci dispiace per gli esseri umani, anche se non sono perfetti. In un certo qual senso ci dispiace anche per il ragazzino. Sì, perché comunque non sa gestire quello che gli sta succedendo, finché a un certo punto questa sua non consapevolezza diventa consapevolezza piena di quelli che sono i suoi poteri e capisce di essere qualcos'altro, capisce di essere superiore. Capisce di essere superiore e come userà la sua superiorità. È a questo punto che dovrebbe entrare lo zio Ben della situazione, che ti dice che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E invece, lo zio Ben che qui non c'è stato. E invece il babbo prova a sparargli alla nuca. Fuggendo un incidente di caccia. E secondo me, ma penso anche secondo te, quella scena è estremamente importante, perché effettivamente fino a quel momento hanno avuto davvero un'occasione per cercare di cambiarlo. Lui aveva già ucciso, però aveva già ucciso, ma lui fa uno sguardo quando il papà lo tradisce. Esatto. Ma anche quando la madre lo abbraccia e in realtà vuole pugnalarlo, fa spoiler, ma tanto ormai lo sapete, lo facciamo per discutere del film, quindi guardate questo video quando volete parlare del film, e quindi quando il film lo avete visto, di invogliarvi a vederlo ce ne frega fino a un certo punto, ovviamente guardatelo, ma questo film... Di base guardate un po' il cazzo che vi pare. Questo film è bello anche per la sua estetica, per il modo che ha di mettere in scena il cinecomics, che sembra tutto molto bello, tutto molto luminoso, per poi farci vedere delle cose che sono effettivamente brutali e catastrofiche, come la crescita. Sorse. Esatto. Che cioè, la crescita è sporca. L'ipocrisia del cinema, di come ci mostra di solito la crescita, invece, seppur con prodotti, diciamo, per ragazzi, Raimi e questo regista da cognome Jarovesky, grandissimo Paco, grandissimo Jarovesky, un grandissimo film del 2019, speriamo che la famiglia Gunn ci delizi ancora. Sì, speriamo che non sia un nuovo mondo delle produzioni Besson dove si producono una marea di cazzate, speriamo che invece questa sia l'inizio, un buon inizio per una nuova casa produttrice cinematografica americana che faccia qualche cosa di diverso. Tra l'altro, stavano dicendo quando l'abbiamo visto, figata quei momenti che potrebbero sembrare brutti, cioè i momenti tra virgolette televisivi da un punto di vista stilistico, sì. Però il fatto di rifarsi a quel mondo lì ti riporta con più facilità al mondo di Smallville.
In un certo senso sì, insomma... Per chi come noi il fumetto Smallville non l'ha mai letto. Perché insomma. Non penso nemmeno ci sia. Sì, c'è il fumetto. C'è il fumetto Smallville. Di Smallville. Ma certo che c'è. Che roba brutta. In ogni caso, noi vi si saluta, al prossimo video speriamo di riuscire a portarvene un altro molto presto. Concluso con questa notizia sconvolgente, esatto, del fumetto Smallville. Abbiamo finalmente un mezzo e lo useremo. Ciao cinestronzoni!